La Terra. Tanti minerali di quelli che conosciamo si sono formati sulla Terra. Sappiamo tutte le loro caratteristiche, la loro origine, sappiamo come si sono formate, quindi in quale condizioni. Ma ce ne sono alcuni di cui invece ci sfugge ancora la loro natura, ci sfugge ancora la loro storia. Magari in qualche parte remota della Terra esiste ancora qualche segreto che essi custodiscono ancora. E se questi segreti venissero dallo spazio profondo e restassero ancora insoluti? Il vetro libico è sicuramente un minerale di quelli che si possa dire nasconda delle incertezze e dei dubbi sulla sua formazione. È possibile rinvenire questo minerale nel deserto libico, in una zona che si estende per diversi chilometri, completamente vetrificata e piena di questi frammenti, appunto, di silicio. Ma ancora non è chiaro come questo minerale possa essersi formato. È stato però osservato che può avere effettivamente una spiegazione la formazione di questo minerale. E partiamo proprio da questa, perché questa spiegazione, o meglio questa teoria, vede l'impatto di un meteorite milioni di anni fa. Questo impatto avrebbe silicizzato, avrebbe vetrificato il silicio presente nella sabbia, creando appunto nel cratere d'impatto una distesa vetrificata che col tempo si sarebbe suddivisa in vari frammenti molto più piccoli. Tuttavia, non è mai stata trovata traccia del cratere d'impatto e questo ha fatto sì che possa essere esclusa l'ipotesi di un impatto meteoritico, ma si è già fatta avanti un'altra ipotesi. L'ipotesi vede la formazione del vetro libico all'alto calore che si è originato a seguito di un'esplosione poco prima dell'impatto di uno sciame di meteoriti nella zona interessata. È stato riscontrato e confermato che il silicio a temperature di oltre 1000 gradi tende a vetrificarsi e ci sono molti altri esempi sulla Terra di questa cosa. Dunque, questa sembra essere un'ipotesi molto più credibile, ma ci sono state anche delle ipotesi davvero molto fantasiose, come quella che vede l'origine di questo minerale come il risultato di un'antichissima esplosione nucleare per mano di fantomatici alieni. Questo minerale può contenere delle inclusioni veramente rare di due metalli che sulla Terra sono rarissimi, quali l'irodio e l'osmio. È per questo che si è capito che questo vetro possa essere un vetro che contiene dei materiali provenuti dallo spazio a seguito appunto di impatti meteoritici, un po' ragazzi come la tettite. Ma ancora non si è chiari sulla natura di questo minerale e ancora non si sa per certo cosa possa aver dato origine a questo minerale. Tutte le ipotesi sono ancora in considerazione. Ragazzi, spero che questo video con questo montaggio particolare vi sia piaciuto. Questa è la prima puntata di una nuova serie che ho pensato di portare sul canale, ovvero una serie in cui si va a parlare di queste particolarità, di questi segreti che appunto i minerali custodiscono. Se vi è piaciuto questo montaggio e questo tipo di video, che credetemi ha preso veramente tanto tanto tempo, mi raccomando, lasciate un bel mi piace sotto al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e seguitemi su tutti i social, trovate tutti i link in descrizione. Desidero anche scusarmi per la poca attività del canale, cercherò di essere più attivo e ci sono davvero tante novità in arrivo presto, quindi
continuate a seguirmi perché sono davvero delle novità bomba. Spero quindi che, appunto, come ho già detto, questo video vi sia piaciuto e noi come sempre, ragazzi, ci rivediamo in un prossimo video.